La squalifica di Conte mercoledì sera a Milano in Coppa Italia induce Lippi a non affaticare Davids tenendolo in panchina, mentre Vavassori è alle prese con troppe assenze di rilievo, e cioè Bellini, Berretta, Dabò, Zenoni e Rossini. Inizialmente le marcature a uomo dello stesso Vavassori a centrocampo frenano i padroni di casa. L'affondo è di Zauri, in mezzo il tiro da parte di Comandini e il pallone che finisce fuori. Adesso la reazione bianconera con Pessotto, il cross, Trezeguet, la girata stavolta è di Del Piero e la deviazione di Taibi. Ancora la Juventus con Thuram da tre quarti di campo, l'uscita di Taibi, poi il pallonetto di Tacchinardi e il pallone in rete. 34esimo, Juventus 1, Atalanta 0, il secondo gol in campionato di Tacchinardi, favorito da una spinta involontaria di Taibi che impedisce a Sala la respinta sulla linea di porta. Passano 5 minuti e per Espinal è arduo tenere il passo di Nedved. Eccolo qua il suo cross, colpo di testa di Trezeguet, nuovamente gol. 39esimo, Juventus 2, Atalanta 0, il 12esimo gol in campionato, 20esimo stagionale per Trezeguet, su ottimo assist di Nedved deviato da Zambrotta. E Pieri è stato troppo tollerante nel primo tempo a proposito di numerosi falli commessi su Nedved. Pericoloso tra l'altro nel finale della frazione anche su calcio di punizione, lo stiamo per vedere con palla vicino all'incrocio dei pali. Le immagini di Marco Caselli documentano un'Atalanta rivoluzionata in avvio di ripresa, dentro Rustico, Cavalli e Saudati, ma unico sussulto bergamasco al quarto d'ora. La punizione è di Doni, attenzione Buffon devia sul palo senza che Rinaldi ne sappia approfittare. Taibi in attesa della calcio da fermo di Nedved, il suo destro, colpo di testa di Trezeguet, grande parata da parte di Taibi. Contropiede bianconero con Del Piero tutto solo, evita il portiere ma non evita il ritorno difensivo determinante di Paganin. Ancora un'azione di rimessa bianconera, Conte, Del Piero tutto solo, Trezeguet, il tiro, il primo è respinto, il secondo e questa volta non sbaglia. 28esimo, Juventus a 3, Atalanta 0 e altra dimostrazione di efficacia di Trezeguet, che arriva a quota 13 in campionato, primo capocannoniere bianconero dal 97-98. La partita si chiude con il terzo palo complessivo del match e il secondo personale di un devastante Nedved, con Lippi che ha le sue buone ragioni per sorridere in panchina. Passiamo con le telecamere qui sul pullman per segnalare i 12 gol nelle ultime 4 partite della Juventus, con 427 minuti di imbattibilità sul terreno dello Stadio delle Alpi. Questo significa netta superiorità nel possesso di palla, moto perpetuo di Nedved, conferma in zona gol di Trezeguet, ben sostenuto da Del Piero, e affidabilità di Giuliano e Ferrari in difesa. L'Atalanta, 2 soli punti nelle ultime 5 gare, è stata sfortunata nell'episodio dello 0-1 e dopo 30 minuti di gioco dignitosi ha pagato pesantemente le assenze soprattutto a centrocampo. Juventus a 3, Atalanta 0 e la linea che torna a Fabrizio Maffei.